fiamma al giorno, energie del 30 di novembre. Scegliete la vostra variante, sole, stella, luna. Chiediamo agli angeli che intervengano nella stesa per darci le energie del 30 di novembre per tutte le tre varianti. E qua c'è un'unione d'amore che si realizza nella vita quotidiana. Qua c'è veramente un femminile che vede realizzarsi i suoi sogni. Vediamo un po' se me lo confermano, se mi dicono ok, sta succedendo questo, però cosa c'è da fare ancora? Ecco, qua c'è, sì, esatto, qua c'è proprio il confermare che state vedendo realizzarsi un desiderio, un'unione, qualcosa a cui avete lavorato da tanto tempo, lo potete vedere nella vita quotidiana, si sta manifestando. Vediamo un po', qualcosa d'amore, un'unione d'amore, vediamo un po', sì, sì, qua c'è un viaggio che comincia e... si apre il cuore, quindi qua c'è uno sblocco, se fino ad adesso c'è stato un blocco d'amore, ecco, lo vedrete sbloccarsi, piano piano, magari non immediatamente, non istantaneamente, nel senso che c'è uno sblocco, ma vedete che gradatamente si sta manifestando nella vostra vita. Vediamo un po', ok, andiamo con le due lì. Sì, 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 qua c'è proprio un completamento di una fase e la entrare in proprio quello che è un cambiamento a cui avete sempre, sempre creduto, insomma, ci avete creduto e si sta manifestando. Vediamo un po' se mi danno una conferma con... Sì, ci sono due. Ok, sì, qua c'è un cambiamento enorme che arriva, quindi vedrete cambiare la vostra realtà, ma sarà un cambiamento gestito dalle stelle. Quindi diciamo che la vostra energia d'amore sta creando la vostra realtà. Vediamo un po', stella. Ok. Ok, guarda, ci sono dei cambiamenti enormi, qua ci sono dei cambiamenti che si stanno manifestando in seguito a delle comprensioni profonde, c'è qualcosa da cui vi siete staccati, ci sono delle ferite che avete guarito, ci sono delle situazioni nuove, delle comprensioni profonde che vi stanno portando a equilibrare le vostre energie, quindi andare verso quello che avete sempre desiderato. Qua state manifestando anche, proprio c'è proprio l'energia della manifestazione di un cambiamento che arriva prima da una consapevolezza importante che poi si manifesta. E qua sì, sì, c'è proprio il entrare proprio in quella che è l'energia della magia e dell'abbondanza, la manifestazione di qualcosa, di un'energia di abbondanza. Quindi qua mi stanno proprio dicendo c'è questo manifestarsi. Vediamo un po', radicato a terra, qua ci sono delle radici e quindi si sta manifestando proprio la radice che parla proprio di qualcosa di solido che sta per avvenire. Allora, vediamo un po', sì, 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 è una situazione in cui c'è molta attrazione, magnetismo e beatitudine. Qua si sta veramente cominciando a vedere i risultati di un bel lavoro interiore su quelle che sono le relazioni. Vediamo un po', sì, sì, manifestazione, guardate qua. Allora, luna. Ok. Ok. Allora, qua c'è ancora qualcosina che deve essere affrontato. Ok, qua mi stanno dicendo, se siete in una situazione di blocco, che può essere anche lavorativo, adesso insomma ci stanno dicendo che ci sono situazioni di blocco, ecco, andate ad armonizzare, uscite da quelle che possono essere le credenze che stanno stabilizzando questa situazione, perché molto spesso noi ci comportiamo in base a quello che crediamo sia giusto, ma crediamo che sia giusto perché ce lo dicono gli altri. Entriamo nella dimensione più interiore, manifestiamo quello che sentiamo a un livello più profondo, perché qua ci sono appunto degli schemi, dei programmi che ci stanno bloccando, delle paure, qualche cosa che non ci corrisponde a livello animico, ma che abbiamo, diciamo, in un certo senso interiorizzato in base a, appunto, credenze che limitanti, ecco, che non ci fanno stare bene. Usciamo da queste dinamiche, perché c'è ancora un po' di sofferenza, blocco e sofferenza. Vediamo un po'. Ecco, come sta dicendo, innalzatevi oltre gli schemi, andate a avere una visione più ampia, più alta, cercate di andare oltre quelle che possono essere, appunto, le barriere della mente. Questo si fa, questo non si fa. Certo, le regole sono importanti, ma probabilmente ci sono delle situazioni in cui non è così fondamentale che si faccia in un modo o in un altro, a volte è solo questione di cultura, questione di credenza, appunto. Ecco, qua c'è il completare una fase, guardate che c'è una rosa che si vuole aprire, il bacio della rosa. Cosa vuol dire? Che qua bisogna veramente andare a uscire da delle credenze, andare proprio a fiorire dal di dentro, ma da un punto di vista più alto. Vivete la vita che desiderate voi, non concentratevi su quello che è la vita degli altri, quello che vogliono gli altri. Ecco, in un certo senso, come mi stanno dicendo,
perdonate se ci sono state delle situazioni che vi hanno fatto soffrire, accogliete questa, anche la debolezza che potete aver sentito, quindi ci sono dei sentimenti che dovete andare ad accogliere per poter manifestare quello che veramente desiderate, uscite dalle situazioni di paura, gelosia, possesso, perché questo non è amore, quindi c'è ancora un pochino di, diciamo, di lavoro da fare ed è proprio quello che vi sta bloccando, eh? Sì, trovate il vostro equilibrio e si sbloccherà anche la vostra situazione.